Ben ritrovati ragazzi, secondo incontro del tempo di Quaresima, nella prossima domenica sarà quello di Gesù con la Samaritana. Un incontro talmente particolare, talmente importante che il racconto è lunghissimo, è lunghissimo. Vedrete, a messa ci vorrà tanta attenzione per non perdere i particolari. Gesù incontra una donna che ha sete, che ha bisogno dell'acqua. Al tempo di Gesù non c'erano i rubinetti, non c'erano le bottiglie d'acqua del supermercato, bisognava andare al pozzo e al pozzo prendere l'acqua che serviva per quel giorno e per il giorno seguente. L'acqua si metteva in un'anfora e l'anfora si portava a casa. Questa donna va a prendere l'acqua proprio nel mezzo del giorno, quando fa molto caldo. Sembra quasi che non voglia incontrare nessuno, sembra quasi che voglia fare di tutto per non vedere quelli che conosce, per vedere quelli che sanno chi è. E lì, proprio nel momento in cui voleva restare sola, lì incontra Gesù. E questo incontro è bellissimo perché Gesù le parla, le fa delle domande, le dà delle risposte. E questa donna, quando sente la voce di Gesù, quando ascolta le sue parole, si lascia coinvolgere e comincia a credere. Ecco, il secondo incontro di Gesù nel tempo della Quaresima, nelle domeniche del tempo della Quaresima, ci insegna questo, che se tu hai il coraggio di non stare a casa tua, se tu hai il coraggio di mettere in discussione le abitudini magari che ti allontanano da Gesù, se tu hai il coraggio di andare dove incontri Gesù, ecco, stai pur certo che la sua parola entra dentro di te e pianta un seme che ti fa fiorire, ti fa diventare così bello, così bella, che agli occhi di tutti sarai un capolavoro. Ecco, noi, pensando a questo secondo incontro di Gesù, vogliamo proprio dire così. Noi vorremmo che, come per la Samaritana, così anche per noi, l'incontro con Gesù faccia nascere quella fede che fa fiorire la nostra vita. Allora facciamo gli auguri questa sera a chi compie gli anni. Filippo, 6 anni. Riccardo, 11 anni. Diego, 12 anni. Carla, 13 anni, e adesso la Benny, la mia Benny, si alza in piedi e abbraccia la sua sorellona Sara, che oggi compie 19 anni. A tutti loro il regalo della nostra preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ragazzi, buonanotte, a domani.